Ciao a tutti cari amici del canale, ben ritrovati su Dr. Loomis Channel per questo nuovo video unboxing dove parleremo di un prodotto che alla fine anch'io ho voluto recuperare. Si tratta di un prodotto che non è uscito in commercio di recente. Sto parlando del cofanettone dedicato a Star Wars, edizione questa qui che ho acquistato dalla Germania, perché ormai in Italia non la si trova più se non a prezzi altissimi, che contiene esattamente tutti gli stessi dischi. Abbiamo la traccia italiana su tutti i film e anche su tutti i dischi Blu-ray con i contenuti speciali, cosa invece che non era così nell'edizione francese, che è disponibile comunque su Amazon.it. Lì invece l'audio italiano è presente soltanto sui dischi 4K, quindi non sui dischi Blu-ray che contengono i contenuti speciali. Quindi se volete una copia, tra virgolette, perfetta della nostra edizione italiana, è questa qui tedesca che contiene gli stessi identici dischi. Edizione questa che viene chiamata di Skywalker Saga, contiene quindi 27 dischi tra Blu-ray e 4K. Abbiamo tutte le nuove versioni, diciamo, della saga, quindi non quelle non rimaneggiate. Infatti qualcuno ha storto il naso su questo cofanetto proprio per questo, perché avrebbe voluto scegliere tra una versione oppure l'altra, e ci sono ore e ore di contenuti speciali. Molto bello anche il cofanetto, soft touch, e tra poco cambieremo angolazione così vediamo tutto nel dettaglio. Vi voglio ricordare però che in questo video non parleremo della qualità audio-video, quindi se volete saperne di più sui singoli film vi consiglio di visionare il canale YouTube di Moreno di Into the 4K, che diverso tempo fa, se non sbaglio uno o due anni fa, avevo fatto diversi video dedicati proprio sulla qualità video audio di questi film. Quindi cambiamo subito angolazione così vediamo tutto nel dettaglio. Allora, cercherò di mostrarvi al meglio questo cofanetto. Purtroppo quando si tratta di cofanetti di queste dimensioni diventa un po' difficile, causa appunto l'angolazione, mostrarvi nel dettaglio. Io cercherò di fare del mio meglio. Allora, innanzitutto togliamo questo flyer cartonato, che si può staccare, scusate, in maniera abbastanza semplice. Anzi, guardiamo prima questo flyer e poi lo mettiamo da parte. Allora, flyer ovviamente localizzato in tedesco, di Skywalker Saga, nuove film collection, per la prima volta un set completo con 27 dischi e una lettera esclusiva firmata Mark Hamill. Giriamo un po', vediamo qua una panoramica di ciò che contiene, tra poco vedremo anche come si apre questo cofanetto. Qui abbiamo 27 dischi, tra cui anche tutti i contenuti speciali, la lettera. Qui abbiamo un po' tutte le specifiche tecniche audio-video. Io mi voglio avvicinare perché prima di acquistare questa edizione cercavo qualcuno, un video su YouTube, che mi mostrasse per bene le specifiche audio-video di questa edizione. Non l'ho mai trovata, quindi voglio farlo io. Ecco qua, spero si legga abbastanza bene film per film. E mettiamo da parte questo flyer. Allora, vediamo un po'. Prendiamo questo bel cofanettone. Come già detto, abbiamo un bel effetto al tatto, che definisco un soft touch. Abbiamo stampato il nome Star Wars. Ecco qua. Vediamo un po' anche delle varie angolazioni. Qui non abbiamo nulla, sul retro nulla. Anno di distribuzione 2020. Insomma, sui lati, destra e sinistra, non abbiamo assolutamente nulla. Allora, si apre in questa maniera, ecco qua, quindi stacchiamo la parte sinistra e destra, che non si stacca del tutto, rimane comunque fissa al cofanetto. E poi qui all'interno abbiamo il libro, questa specie di libro che raccoglie tutti i dischi. E grazie a questa linguetta molto utile possiamo estrarla in maniera abbastanza facile. Ecco qua, qua c'è nulla, cartone. Quindi richiudiamo e vediamo un po' per bene questo libro, questo librone con il titolo Star Wars di Skywalker Saga. Quindi comunque avremmo il titolo e ciò che contiene a livello di scritta all'interno, tutto localizzato in tedesco, ma presumo fosse così anche con l'edizione italiana, quella francese, eccetera. Poi se qualcuno è in possesso dell'edizione italiana me lo può scrivere nei commenti, perché sono comunque curioso.
Allora, iniziamo a sfogliare. Un'altra cosa abbastanza criticata, ma ne parliamo tra pochissimo. Sì, tutto localizzato, vedete. Qui abbiamo la lettera di Mark Hamill. Mi avvicino così eventualmente potete mettere pausa e leggervela con calma. Siamo da parte. Allora, cosa dicevo? I dischi sono tutti collocati all'interno di questo librone, quindi a tasca, e non è molto semplice da estrarre, devo essere sincero, ho provato anch'io, si fa un pochino di fatica, bisogna proprio metterci mano in maniera anche abbastanza forte e, come potete vedere, è quasi inevitabile che rimangano impresse poi le impronte. Bastava anche lasciarlo un pochino più aperto nei lati, in questo modo si poteva estrarre più facilmente. Magari in questo caso ci sarebbe stato il rischio che i dischi volassero, però non lo so, secondo me ci poteva essere anche un'altra soluzione. Comunque mi devo spostare a destra e a sinistra, ripeto, causa angolazione, quindi non vi dispiacete. Qui passiamo film per film, quindi abbiamo sia il film in 4K e poi qui abbiamo possiamo estrarre in Blu-ray e con tutti i contenuti speciali che vediamo poi anche tra poco. Allora, qui il bello è che è tutto in lingua tedesca, quindi è inutile che vi dico il nome del film, potrei anche sbagliarmi, ripeto, non sono un esperto di Star Wars, non ho mai visto l'intera saga, ho visto i primi 6 film tantissimi anni fa grazie al cofanetto Blu-ray, che era peraltro in omaggio acquistando il lettore, credo fosse un Samsung, un lettore Samsung Blu-ray, e c'era in omaggio il cofanetto, e in quel caso vidi i 6 film, che all'epoca appunto erano 6 film e più una parte dei contenuti speciali. Ricordo che gli extra sono sempre quelli, non hanno aggiunto nulla che io sappia, forse qualcosina ma niente di che. Sempre così, a tasca, sulla parte destra, l'ultimo Yeti, comunque un buon cartone, guardate qua, un cartone bello spesso, che comunque non è niente male, come a livello estetico non è niente male, meno pratico diciamo per l'estrazione dei dischi, ecco qua, anche la qualità delle immagini, davvero ottima a mio parere. E poi qui iniziamo anche con i dischi bonus, che sono qui all'interno, sempre a tasca, 1, 2, 3, 4, ecco qua, saga ormai entrata nella storia ormai da diverso tempo, grazie appunto alla mente del grandissimo George Lucas, che a fine anni 70 ha creato questo grande film che ha avuto un sacco di seguiti, quindi siamo credo a coda 9, poi sono usciti anche vari spin-off. Insomma, questo è il box, non voglio dilungarmi troppo, quindi in maniera anche abbastanza veloce ma sintetica, e mostrarvi quello che conteneva. Non parlerò dei contenuti extra che ci sono all'interno, anche perché non li ho visti tutti, dovrei analizzarli uno a uno e sinceramente non ho tutto questo tempo. Comunque, se siete interessati all'acquisto di questa edizione tedesca, io l'ho acquistata da amazon.de, quindi direttamente sul sito tedesco di Amazon, pagato intorno ai 140 euro, è un prezzo anche abbastanza onesto, ripeto, perché il prodotto italiano, quindi quello localizzato con tutte le scritte in italiano, su amazon.it ormai non è più disponibile, e se lo trovate il prezzo è davvero molto molto elevato. E ripeto, i dischi sono sempre quelli, acquistati in Germania o acquistati in Italia, sono esattamente gli stessi dischi, anche quelli francesi, però ripeto, il cofanetto francese ha soltanto i 4K con la traccia italiana, mentre i Blu-ray non hanno l'italiano. Cos'altro dirvi prima di lasciarvi? Quindi le pellicole hanno il Dolby Atmos in inglese, qualche extra, ricontrollando, qualche extra inedito dovrebbe esserci, non ricordo esattamente su quali film, e per tutti gli altri dettagli vi consiglio di visionare i video di Into the 4K.
Bene, siamo arrivati alla conclusione di questo video. Come già specificato anche prima, non sono un esperto, non sono un fan della saga di Star Wars. Personalmente ho visto soltanto i primi 6 film, quindi non ho mai visto i successivi. Sarà una buona occasione questa, grazie a questa edizione 4K uscita appunto in commercio un po' di tempo fa. Bene, io vi ringrazio per la visione di questo video. Se è stato di vostro gradimento, magari metteteci pure un like. E noi ci vediamo molto presto per altri video unboxing. Ciao a tutti!